7 mesi, 200 giorni, 4.800 ore. Numeri destinati a crescere, perché il tempo non si può fermare. Tutto ha inizio alle 3.36 del 24 agosto. Un'ora, una data indelebili per gli abitanti di Norcia. Il ricordo, vivo, trema come le gambe dei bambini, come il cuore di una mamma. Grandi e piccoli sono ora in cerca d'aiuto. Noi dopo il 24 agosto comunque siamo andati dai volontari, i psicologi volontari, siamo andati tutti e quattro, più che altro per aiutare i bambini. Noi sì, la paura, per carità, siamo grandi, cerchiamo di gestirla il meglio che possiamo, ma loro... Federica porta i figli Anna e Andrea tutti i giorni a scuola. La campanella suona alle 2 e la mattina si fanno i compiti. In questa giornata capovolta non c'è spazio per giocare. I bambini non hanno più una vita sociale. Casa, scuola, casa tra virgolette, campo e scuola, compiti, letto, cioè letto sempre tra virgolette perché non abbiamo neanche più quello. Non c'è più vita sociale, è tutto finito, almeno per quanto mi riguarda. Scorre, veloce, il fiume dove pesca Maurizio, che quel 24 agosto era a casa, a Norcia, con i suoi nipotini. È stata dura, soprattutto per Leonardo, il più piccolo. Ha avuto un bel trauma, è stato. Adesso si è ripreso un pochettino, però ogni volta che viene su, perché la nonna gli ha detto che era il vento. Allora gli fa la nonna, no, ma è vero che ancora tira il vento? La nonna dice, no, non tira più il vento. Speriamo perlomeno. Maurizio sa come fermare il tempo. Quella stessa natura che gli ha tolto la casa è l'antidoto per trovare un po' di pace. Io quando vado un po' in depressione, che sto un po' più a canna, me ne vado giù per fiume. Poi se non più niente, non mi importa niente, però adesso sto tranquillo. Sullo sfondo, il timore di essere abbandonati, o peggio, dimenticati. La catastrofe è stata talmente grossa che i tempi sono talmente lunghi che penso che non... sarà abbastanza pesante la cosa. Le voci della città non sono più tra questi vicoli, ma la comunità non si è persa. Sotto il tetto di un container si ritrovano, come al bar, giovani e anziani. I sacrifici della vita, con 10 gommi, un po' di secondi, sono andati per l'aria, ecco. È difficile adesso. In attesa di una nuova casa, il pensiero torna a quegli istanti che li hanno costretti a ripartire da zero. Il terremoto ci rimarrà sempre impresso a tutti, sia ai ragazzi sia a noi solamente, perché se lo potremmo scordare mai quello che abbiamo passato. Voglia di rinascita, paura del futuro e un unico desiderio: non essere lasciati soli.